stato Marica, apre, rialza sul secondo palo, riesce a chiudere dall'altra parte Fabio De Paoli in vantaggio dopo un minuto e mezzo il Verona. Primo gol in Serie A per De Paoli. L'acquisto di gennaio del Verona, che sta sostituendo quest'oggi Faraoni, recuperato ma soltanto per la panchina, azione perfetta e l'impatto immediato di Gianluca Caprari. Quanto che il 2-0 del Verona, altra bella iniziativa di De Paoli, gol e assist per l'esterno di Tudor, gol dell'ex, quello di Antonin Barak, e questa è la conversazione tra Tudor e il suo vice Bocchetti. Bella manovra del Verona, iniziata a destra con De Paoli, chiusa da Barak che aveva già segnato nella partita di andata, in quel caso con il calcio di rigore. Sono 9 in campionato per Antonin Barak, già 2 in più della scorsa stagione, dello scorso campionato. Lui che è ex udinese, è arrivato a Udine nel 2017 dallo Slavia Praga, era stata anche buona la prima stagione con 7 reti. Poi la festeggia la grandissima, la 200ª in Serie A Gianluca Caprari. Dopo l'assist anche il gol, il nono del suo campionato. Proprio pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Beto, aveva appesantito l'attacco Cioffi, non un all-in ma sicuramente un carico pesante, perché era uscito un centrocampista Iaialo per far entrare una punta. Arriva il 3-0 del Verona e le espressioni in tribuna la dicono lunga sulla bellezza di questa manovra della squadra di Tudor, che adesso riguardiamo. L'espressione di Makengo e quella alle sue spalle di Marie è la fotografia perfetta della partita dell'Udinese. Simeone la lascia lì, Barak per Tamez, restituita palla a Simeone, lo scatto di Tamez e poi perfetta gestione del 61 che va morbido di te. Ha piazzato il poker il Verona, anche Adrian Tamez, e come Caprari e come De Paoli pure lui gol e assist, tra i protagonisti assoluti di questa partita. Bello l'inserimento di Tamez che aveva fatto segnare Caprari in occasione del 3-0 e poi si è messo in proprio. Grande partita di Tamez, ma grande partita di tutto il Verona. Ripeto, sono tanti 4 gol per quello che è stato